mondo! L'avanguardia dell'esercito Goblin. Possibile. Sei sicuro di non aver attivato il robot, Lucas? Magari sfiorando un interruttore? Io non ho fatto niente. Li avete visti? Hanno preso vita. È molto strano. Dopo il decollo chiameremo Doc. Ehi, Doc, non indovinerai mai che cosa abbiamo visto. Robot infuriati, per caso? Sì, giganteschi zombie robot. Come al solito non sei aggiornato. È notizia vecchia. Accade ovunque. Sto andando al monastero di Norcliffe. Vediamoci là. Ricevuto, Doc. Ryder! Guarda chi si vede. Mattinata eccitante, eh? Proprio così, Doc. Che succede? Non lo sappiamo ancora, ma i monaci hanno delle ipotesi. Com'è la vita nella capitale? Io sto alla grande, ma lui... Non dargli retta. Stiamo bene. Ci siete mancati, ragazzi. Lucas, allora, stai bene? Sai, Charlotte si preoccupa. Stiamo bene, davvero. Thank you.
Ci sono altri preparativi da fare, ma sono contento del vostro lavoro. Benissimo, potete andare. Ah, finalmente. Xander, ti vorrei presentare Lucas e Nak. Grazie di essere venuti. Sono Xander, capo dell'ordine dei monaci del monastero. Lei è Ava, la leader dei giovani. È un onore conoscervi. Abbiamo sentito parlare delle vostre imprese. Un lavoro come un altro. Temo che il lavoro non sia ancora finito. Come voi già sapete, i robot delle guerre di cristallo si risvegliano. Mi dispiace, non ne so molto delle guerre di cristallo. E neanche di voi monaci. È vero, il mio ordine non è più alla guida dell'umanità, come lo era in passato. Vi racconto io come andarono le guerre. Noi consideriamo i goblin creature primitive che vivono nel deserto. Puzzano anche, questo va detto. Invece all'epoca delle guerre di cristallo, i goblin avevano una civiltà molto sviluppata. Allora si chiamavano Alti Goblin, una razza fiera e crudele. Sempre in guerra con il genere umano per le risorse più preziose. I cristalli, una potente fonte di energia che si trovava solo nei territori umani. Il capo degli Alti Goblin, un brillante ingegnere di nome Yurik, creò un esercito di guerrieri robot per distruggere l'umanità una volta per tutte. Questi robot sono quelle che ora definiamo armi antiche. Gli umani dell'epoca, i nostri antenati primitivi, furono colti di sorpresa quando apparvero Yurik e il suo esercito. L'impero degli Alti Goblin si estese grazie al suo esercito, che dilagava sul territorio portando morte e distruzione. Erano tempi bui e rischiavamo di non sopravvivere. Ma nacque un eroe, il nostro fondatore, Marius. Con sorpresa di Yurik, la potenza dei robot fu vinta dall'ingegnosità di Marius. Armati solo di pietre, corde, trappole e astuzia pura, Marius e le sue truppe sconfissero armi sofisticate molto più grandi di loro. Guidò il popolo alla vittoria quel giorno e molti altri a venire. Le corazze dei robot rimaste sul campo di battaglia erano di monito per eventuali oppositori. Incredibile. E oggi, due secoli dopo, gli antichi robot stanno tornando in vita. Dobbiamo fermare questi robot e scoprire chi li manovra. Ok. Ehi, vi rendete conto in cosa vi state cacciando? Non sarà affatto una passeggiata, sai? Ce la caveremo. Giusto, Nak? Nak? E quelli? Com'è possibile? Tu non sei il solo a saper creare la vita dai reperti, dottore. Nak, mettiamoci al lavoro. Ci parli dopo con i tuoi cugini. Bene. Da dove iniziamo? Nelle vicinanze c'è un passo montano dove i miei antenati hanno battuto le armi antiche e queste si stanno risvegliando. Meglio andare a vedere. Come? Adesso? No, è troppo tardi per attraversare il passo. Ava vi accompagnerà domattina. Ci sono altre cose che possiamo fare fino ad allora? Che cosa hai in mente? Qui al monastero esaltiamo le arti marziali più di ogni cosa. Si inizi!